Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà, e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Dei miei 40 anni di messa vuole essere un inno di ringraziamento a Dio, che ha voluto offrire il suo amore agli uomini servendosi della mia povera persona. Vorrei che il mio 40° di sacerdozio fosse anche un canto di lode alla misericordia che il Signore ha usato verso di me e che attraverso la mia indegnità ha fatto giungere a tanti fratelli e sorelle. Ho desiderato celebrare i miei 40 anni di vita sacerdotale qui al mio paese natio, per rivivere insieme a voi quel momento misterioso e straordinario della mia ordinazione sacerdotale del lontano 1973. Per poter gridare insieme a voi, amici, parenti e fedeli tutti, lo diede la mia gioia e il mio grazie al Signore. Prendete ed esprimete la mia riconoscenza e gratitudine per la vostra amicizia, il vostro amore, la vostra comprensione, la vostra vicinanza calorosa. Il Signore, per mezzo dell'imposizione delle mani del Vescovo Monsignor Maria Brumelaia, mi ha chiamato a lavorare alla sua famiglia nell'opera di Don Orione, il grande santo stratega della carità, di quella carità che si fa servizio per i poveri, i piccoli e gli ultimi. All'età di 20 anni sono diventato sacerdote. Era il 18 agosto 1973. Il Signore mi ha invitato a essere alter nuove, ad essere come Gesù, mediatore tra Dio e gli uomini, e non ad essere un funzionario o un impiegato della Chiesa o dell'opera di Don Orione. Gesù è entrato nella mia vita rendendomi segno della sua vicinanza e segno dell'amore di Dio per gli uomini. Mi sono sforzato innanzitutto di essere uomo di Dio, colui che parla di Dio ai fratelli e nella preghiera parla a Dio degli uomini, di non tradire la mia vocazione e di rimanere fedele a colui che è sempre fedele con noi, Gesù Cristo. Solo un minuto, perché
sento già sulle mie spalle la grossa responsabilità di aver fatto iniziare questa celebrazione con un po' di ritardo, ma dall'altra parte ringrazio il Signore perché, essendoci persi in questa regione della Basilicata, per me che era la prima volta, per me che vivo nel profondo nord, la prima volta che entro in Basilicata, ho avuto la gioia di vedere la bellezza di questa terra e di rallegrarmi per la bellezza della Basilicata. Allora, velocissimo, solamente per dire, come padre provinciale della congregazione significa essere un po' il padre di famiglia, quindi abbiate un attimo di pazienza, se devo prendere per forza la parola è un dovere. Qual è la parola che voglio dire? Don Nicola ha sentito questa mattina tante volte la parola auguri, perché quando uno arriva a 40 anni di sacerdozio o di matrimonio, la parola che sente è questa, auguri. Io vorrei aggiungere a questa parola auguri un'altra parola che è molto importante, che è la parola grazie. A dir la verità, questa parola grazie noi l'abbiamo sentita dalla bocca di Don Nicola durante la sua omelia, rivolta a tante persone, ai genitori, alla comunità cristiana, al primo sacerdote, ai sacerdoti che gli sono stati vicini, al Signore, il primo grazie, tanti grazie che ha detto Don Nicola, tutti molto appropriati. Io ne voglio aggiungere uno solo, che è grazie a lui, cioè a Don Nicola. Per quale motivo grazie? Perché 40 anni di sacerdozio significa 40 anni di fedeltà. E la parola fedeltà oggi, cari fratelli, è una parola difficile da pronunciare e soprattutto difficile da vivere. Noi viviamo in un tempo in cui gli studiosi, i sociologi ci parlano che siamo in una società liquida, ci dicono che nelle nostre esperienze non ci può essere continuità, perché noi con la nostra testa, con i nostri sentimenti, con i nostri desideri siamo in continua evoluzione. Quindi è difficile dire, ad esempio, davanti al sacerdote per due che si sposano, è difficile dire le parole per sempre. Anzi, qualcuno dice è impossibile, l'uomo non è capace di dire le parole per sempre, perché il futuro, il suo futuro non lo conosce, non gli appartiene. Con questa idea, con questo concetto cade l'esperienza della fedeltà. Invece dire a Don Nicola, grazie Don Nicola, e ai due sposi che sono qui, che anche loro fanno 40 anni, grazie per la vostra fedeltà, perché ci fate vedere che la fedeltà è possibile, certamente con l'aiuto di Dio, certamente con la grazia di Dio. È vero che l'uomo è fragile, è vero che l'uomo è piccolo, è vero che l'uomo sbaglia, è vero che l'uomo cambia tante idee, ma l'uomo, siccome è immagine e somiglianza di Dio, è anche una figura grande, è una figura che è capace di essere fedele per sempre. Allora, grazie Don Nicola, l'ultimo grazie è per te, perché con questa celebrazione ci hai fatto vedere che dire di sì al Signore è non solo il momento in cui sei entrato in seminario, non solo nel momento in cui il Vescovo ti ha imposto le mani e ti ha ordinato sacerdote, ma per altri 40 anni, per tutti i giorni, ogni giorno, hai saputo di dire sì al Signore. La fedeltà è possibile, tu ce l'hai dimostrato e di questo ti ringraziamo e ti prendiamo un po' anche come esempio.